Una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi parleremo di vino, parleremo dell'arte toscana, noi l'abbiamo messo così nel titolo, nel senso che è l'artigianato, ma anche in senso artistico, uno dei fiori all'occhiello della nostra regione, è senz'altro la bevanda più conosciuta al mondo per quanto riguarda soprattutto la Toscana, e ne parliamo perché ci sono stati degli eventi importanti, ma ce ne saranno altrettanti, che fanno il punto e fotografano la situazione del vino in Toscana. Allora vi presento subito i miei ospiti perché oggi parleremo, cercheremo di fare un quadro generale. Intanto abbiamo in collegamento Giuseppe Salvini, che è il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze. Buonasera, grazie per essere con noi. Un saluto, non lo sentiamo, riattiviamo subito l'audio. In studio con noi Luca Piscitello di Promo Firenze. Buonasera. Buonasera, grazie per essere con noi. E di nuovo in collegamento dalla Direzione dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, Gennaro Giliberti. Grazie Giliberti, buonasera. 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 Allora, partiamo da quello che è stato l'evento più importante negli ultimi tempi per quanto riguarda la promozione del vino in Toscana, che è il By Wine, arrivato alla 13ª edizione, la Fortezza d'Abbasso, una edizione molto importante perché insomma intanto si capisce come sta andando il mercato, ovviamente come stanno i buyer, quanto sono interessati al nostro vino e soprattutto insomma anche le direzioni che poi dovrà prendere questo settore nel futuro. Partiamo dal punto, dal servizio di Chiara Valentini, vediamo. Forse basterebbe questo per dare l'idea di un successo. Il vino toscano piace a un più 49% dei francesi, perché se il vino toscano non ha mai avuto niente da invidiare in termini di qualità a quello dei cugini d'Oltralpe, loro sono sempre stati più bravi a venderne il concetto, il marchio. Ebbene, in questi anni anche la Toscana ci sta riuscendo e aver convertito i francesi è una soddisfazione non da poco. A parte gli scherzi, ma nemmeno tanto, eventi come quello di By Wine è uno di quelli che danno il polso del cambiamento. Si tratta, insieme a Prima Anteprima, di una vetrina internazionale del vino toscano che è ormai al 97% DOP e IGP. È la 13ª edizione di By Wine e i buyers sono aumentati, 160 rispetto ai 100 dello scorso anno, provengono da 39 paesi con un aumento di quelli orientali. Sono aumentati anche i giornalisti internazionali che poi parlano al mondo del vino toscano. In crescita anche le cantine toscane che vi aderiscono, sono ormai 230 di cui 115 biologiche, segno che fare sistema funziona. È questa la politica che la regione porta avanti da anni tramite Fondazione Sistema Toscana. La particolarità di By Wine sono gli incontri che i compratori possono fissare dopo aver esaminato online le 1400 etichette disponibili. Questo che vuol dire? Che al contrario di una feria tradizionale dove si va un po' così alla sorte, abbiamo delle certezze sui possibili risultati commerciali finali. Allora, questo è il quadro di presentazione, diciamo, della 13ª edizione di By Wine. Allora, intanto volevo capire se con Giuseppe Salvini abbiamo recuperato l'audio. Ci sente Salvini? Vi sento e vi vedo perfettamente. Allora, guarda, parto subito da lei, poi arrivo anche a Luca Piscitello su questo, ovviamente anche a Gennaro Giliberti. Che cosa ha detto in sintesi il By Wine di quest'anno in Toscana? Come sta il nostro vino? Allora, il nostro vino innanzitutto By Wine, ma non solo, perché il By Wine è stato l'abbrivio di una settimana dedicata alle grandi eccellenze toscane, una settimana densa di soddisfazione, dove la Toscana per una volta si dimostra terra di elezione del grande vino. Poi magari diamo anche due dati sintetici che ci danno la misura di come il vino sia apprezzato e come costituisca un grande fenomeno economico. Innanzitutto quest'anno il By Wine, che giunge alla 13ª edizione, si è perfezionato molto in questi anni grazie alla profilatura preventiva che si fa su piattaforma digitale. I buyers che arrivano conoscono già l'impresa, conoscono già i prodotti dell'azienda, la scheda tecnica dei vini. Dalla profilatura preventiva, nei due giorni di By Wine sono messi in contatto diretto i buyers con i nostri grandi produttori di vino, con i nostri grandi produttori di vino, e devo dire che l'attrattività
Toscana ancora una volta è stata protagonista. 39 paesi del mondo sono stati rappresentati, ritornano per la prima volta dopo la pandemia cinesi, coreani, l'Estremo Oriente, Taiwan, Thailandia, quindi veramente 39 paesi, circa 160 buyers che hanno incontrato 230 aziende per un totale di 23.000 degustazioni e 3.000 appuntamenti. Il 75% Alessio dei contatti produce mediamente un contratto vero e proprio, quindi dal contratto si passa al 75% dei casi al contratto vero e proprio. E questo è il grande valore del Buy Wine. Ecco, perché, come dire, si potesse chiedere, ma perché parlare, perché organizzare una fiera così in grande, diciamo, sul vino? Questi sono i numeri che chiariscono bene le motivazioni, sapiscelo. A parte, diciamo, gli ettolitri di vino versato per le degustazioni, mi faceva sorridere quello che il numero che citava Salvini. Appunto, qualcuno l'ha definita la Pitti del vino, in qualche modo, no? Il Buy Wine. È molto interessante questo, insieme agli altri eventi della settimana, poi, perché danno anche il polso di quello che deve fare la nostra regione, di ciò che ha fatto, di quanto evidentemente raccoglie i frutti di ciò che ha messo in campo, ma anche della proiezione del futuro. E da questo punto di vista, che cosa è emerso quest'anno? Sicuramente quando si paragona a un evento come Pitti, si può dire che in comune con i grandi eventi globali ha quello di essere un appuntamento atteso. Si è inserito in un calendario di eventi globali un evento molto particolare, perché i grandi eventi in genere rappresentano più territori, più vini. Invece il Buy Wine rappresenta il vino di una sola regione italiana, e chi viene qui lo mette in calendario perché sa di trovare i vini di un territorio specifico, e dunque viene molto molto interessato, ed è il punto di partenza. Per quanto riguarda la proiezione, Buy Wine, essendo fra l'altro all'inizio dell'anno, permette da un lato ai buyer che vengono a conoscere le nostre aziende di poter pianificare gli ordini per tutto l'anno, ma permette anche alle aziende di preparare un piano promozionale di avvicinamento ai mercati, anche in base ai riscontri che hanno avuto durante questi appuntamenti. Dunque, per questo può essere una proiezione per quantomeno l'anno che da qui ai prossimi mesi abbiamo avanti. Volevo coinvolgere anche Giliberti, ma provo a allargare un po' il tema, che poi insomma lo faremo anche in altre direzioni, ma la domanda che volevo farle è questa, perché poi a questo tipo di eventi, insomma, mi pare di capire anche con un buon risultato, insomma, il fatto che diceva Chiara Valentini, no, che anche l'attenzione dei francesi, insomma, notoriamente sono nostri rivali sul fronte del vino, sia cresciuta, e questo ci fa piacere, viene da un lavoro fatto sul territorio, insomma, in termini di preservazione del nostro territorio, ovviamente, ma anche di sviluppo rurale. Allora, le chiedo da questo punto di vista se le politiche sono state messe in campo dalla Regione Toscana, se l'azione, insomma, dal punto di vista amministrativo e, se vuole, anche istituzionale sui progetti di vario tipo, sulle varie denominazioni, poi, diciamo così, delle denominazioni ne parleremo in maniera più approfondita dopo, ma soprattutto di quelli che sono i nostri fiori all'occhiello per quanto riguarda il vino, ha prodotto i risultati, insomma, quant'è il legame diretto tra la gestione di un territorio in un certo modo e poi i risultati che si trovano anche in fiere come questo. Beh, sicuramente Buy Wine e le anteprime rappresentano la parte esposta di quello che è il vigneto toscana. Vigneto toscana che è tornato a crescere in termini anche di superfici. Attualmente ci siamo ricollocati al di sopra della soglia dei 60.000 ettari a livello regionale, che, considerando circa 12.000 operatori, viene fuori una superficie media aziendale di 5 ettari. Ebbene, pensate che i 60.000 ettari, oltre il 50%, sono stati ricavati negli ultimi anni grazie alle politiche di sviluppo messe a punto dalla Regione Toscana nell'ambito dei piani comunitari, che attraverso una specifica organizzazione comune di mercato finanziata con fondi europei ha consentito la ristrutturazione e la riconversione di oltre la metà dell'intero vigneto toscano. Se a questa ci si abbina le altre azioni che come regione attuiamo ormai da diversi anni a questa parte, cioè la promozione sia all'interno dei paesi europei nell'ambito dell'Unione Europea che nei paesi cosiddetti terzi, extra UE, insieme al rinnovamento e all'innovazione, insomma, con queste tre leve riusciamo in qualche modo a fare marketing,
tutta la filiera, dal vigneto alla cantina alla promozione e commercializzazione. Chiaro, in questo momento rappresenta poi, come dire, il momento di incontro, ma è la parte finale, certo, di un processo che dura da diverso tempo. Torno un attimo da Luca Piscitello, perché volevo capire una cosa, così proviamo a entrare anche un po' nel dettaglio. Cioè, in questo, in My Wine, così come nelle altre fiere, che cosa è emerso dal punto di vista di gradimento, diciamo, dei compratori? Cioè, che cosa apprezzano in particolare del nostro vino? Quali sono le tipologie che magari vengono apprezzate? È cambiato nel corso del tempo? Abbiamo visto delle sorprese? Certamente il vino toscano si inserisce nelle tendenze globali. La principale tendenza a livello globale è l'attenzione per il vino biologico. Questo è quello che emerge in tutti i paesi, soprattutto nei paesi che noi consideriamo mercati maturi, vale a dire quelli vicini, storici, dalla Germania, la Svizzera, ma anche gli Stati Uniti e il Canada. Un vino biologico attira molto di più l'attenzione da parte dei consumatori, soprattutto da quella fascia di età che ormai viene definita dei millennials. Dunque è una tendenza importante che però vediamo non solo dalla parte dei buyer, di chi compra il vino, ma anche da parte di chi lo produce. Noi abbiamo fatto come Promo Firenze le ultime 7 edizioni di By Wine, abbiamo visto come la percentuale di aziende produttrici che si certificano come biologiche, che vendono vino biologico, sono aumentate. Quest'anno erano praticamente il 50%. Mi sento di dire che questa è la tendenza più importante. Altre tendenze riguardano meno il vino in sé, ma riguardano anche gli aspetti della sostenibilità legati ad esempio al packaging, alla presentazione. C'è attenzione anche a quello. C'è molta attenzione, e devo dire che anche in questo, un esempio per tutti, più semplice, può essere l'attenzione per bottiglie più leggere, che permettono anche di diminuire l'impatto per quanto riguarda il trasporto, soprattutto per viaggi molto lunghi. Questa, e poi tutti ovviamente i criteri della sostenibilità legati alla coltivazione, alla filiera, cioè. alla filiera stessa, la bottiglia è un esempio, però è un'altra tendenza molto importante, soprattutto, ripeto, nei mercati con un potere di acquisto più alto, che poi sono quelli più importanti per il nostro vino. Ecco, proprio su questo, perché era l'altra domanda che volevo fare a Salvini, sul fronte dell'export, no? Poi alla fine, lei prima l'ha citato, ma mi piacerebbe approfondire un attimo, anche di grandi ritorni sulla scena, diciamo, dei buyer internazionali rispetto al vino toscano. È cambiato un po', perché noi, insomma, abbiamo sempre detto, il Covid ha stravolto un po' tante abitudini, no? E probabilmente ha colpito anche il mondo, la capacità dell'export di una regione molto votata a questo tipo di economia come la Toscana. Ad oggi si può dire recuperata, forse anche con qualche sorpresa rispetto al passato nel settore del vino? Sì, guardi, non c'è dubbio, abbiamo recuperato ampiamente. Il vino in Toscana rappresenta circa 10.600 aziende produttrici, 60.000 ettari coltivati a vigneto, una vendemmia, l'ultima, quella del 2022, che ha costituito circa 2,3 milioni di ettolitri. La grande sorpresa, per certi versi, per certi paesi una sorpresa come la Francia, che ha una progressione in termini di nostra penetrazione commerciale più 92% dal 2019 al 2022, quindi una progressione esplosiva, più 92%. In generale però l'export è una conferma di come la Toscana, il vino toscano, sia apprezzatissimo. Considerate l'ultimo anno, il 2022, la stima è di 1.300 milioni di euro di controvalore, 1.300 milioni di controvalore di vino esportato nei principali mercati del mondo. La regione Toscana è seconda in Italia solo dopo il Veneto, quindi il vino si conferma un ambasciatore di toscanità straordinario del mondo, uno strumento di marketing territoriale, questo lo dico spesso, sì. Si lega straordinariamente al turismo, si lega straordinariamente alla promozione dei nostri territori. Sul turismo, poi, se volete, due parole di come questa esplosività del vino, sì. Dei prodotti tipici toscani in generale, ecco, abbia anche un'incidenza su enoturismo, sui visitatori che si muovono
dietro anche alle rotte del gusto. Ci arriviamo su questo, questo mi interessa molto citarlo perché è fondamentale, non si può scindere ormai più la produzione enogastronomica dall'attrattività turistica di un territorio, lo diciamo spesso ed è giusto sottolinearlo ogni volta, però volevo fare un passaggio con Giliberti, ma ci arriviamo attraverso un altro spunto di Chiara Valentini sul tema delle denominazioni, perché il vino toscano funziona, è forte, così come tanti altri prodotti dell'enogastronomia della nostra regione, ma proprio perché funziona così bene, è così forte, così buono, è anche sotto attacco, diciamo così, e da qui ci sono delle importanti rivoluzioni all'orizzonte per quanto riguarda le denominazioni di origine controllata. Sentiamo Chiara Valentini. Entro quest'anno dovrebbe concludersi la riforma europea che mette mano al sistema delle indicazioni geografiche. Procedure di registrazione abbreviate, maggiori tutele online, più attenzione alla sostenibilità e più poteri alle associazioni di produttori sono i quattro pilastri su cui si fonda. E dopo le forti perplessità espresse al suo annuncio dal precedente governo, l'attuale Ministero del Made in Italy si è detto favorevole, seppur con qualche modifica. Il ministro De Castro ha già presentato 120 emendamenti e altri 700 sono stati messi sui tavoli europei dai vari gruppi politici. Dall'ultima tavola rotonda è emerso un orientamento dell'Eurocamera che mira a rafforzare i gruppi di produttori, evitare che le pratiche sul riconoscimento di DOP e IGP passino esclusivamente dall'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale e indicare le DOP e IGP come modelli per la sostenibilità economica, sociale e ambientale. L'argomento è seguito con attenzione dalla Regione Toscana che solo per il vino ha il 97% di produzione DOP e IGP. Tra l'altro il business dei falsi toscani nel mondo, dal salame made in USA al Chianti brasiliano, vale circa 6 miliardi di euro. Ecco perché, spiega l'assessore all'agricoltura Saccardi, se il risultato finale della riforma europea sarà una maggiore protezione delle nostre eccellenze, non può che vederci favorevoli. Credo che sarà un aiuto importante per chi, come la Regione Toscana, ha scommesso moltissimo sulle denominazioni. Quello che chiede invece Saccardi al governo è impegnarsi di più in Europa per contrastare decisioni che possono danneggiarci, come la possibilità data all'Irlanda di scrivere sulle etichette degli alcolici nuoce gravemente alla salute, senza distinguere tra uso e abuso. In realtà questa, stando alle dichiarazioni, sembra proprio essere la linea del governo. In quel caso, conclude Saccardi, ci troverà al suo fianco. La Toscana è una regione che sempre di più vuole scommettere sulla qualità, sulla compatibilità ambientale, su uno sviluppo sostenibile della nostra agricoltura e anche sulla tutela della sostenibilità sociale ed etica, che è un altro aspetto sul quale abbiamo lavorato e vogliamo continuare a lavorare. Allora, sul Chianti brasiliano ho visto Giliberti tremare sulla sedia, però a parte questo, perché è così importante, Giliberti, questa partita delle denominazioni, delle indicazioni geografiche e quanto la Toscana è esposta da questo punto di vista? Beh, l'Italia sicuramente nel panorama europeo rappresenta uno dei paesi, se non il paese, che vanta il maggior numero di denominazioni sia in ambito food che nell'ambito del vino. La Toscana nel panorama italiano primeggia avendo un numero veramente molto alto di denominazioni e seconda di una o due denominazioni al Veneto, e nell'ambito del vino numeri veramente strabilianti, 52 DOP di cui 11 di OCG e il resto DOC e poi IGT. È chiaro che il tema della tutela del patrimonio, che assolve anche delle funzioni tipo culturale, è qualcosa che a livello europeo, a livello italiano, Toscana in particolare, ci sembra una cosa ovvia, ma nel panorama anglosassone degli altri paesi non lo è. Prova ne è il cosiddetto Italian Sounding e, per rimanere in ambito toscano, il Tuscan Sounding. Quindi, come Toscana, che come diceva la vicepresidente assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi, la Toscana è sempre molto attenta a tutto ciò che si muove sul piano giuridico e sul piano normativo a livello europeo. Questo health warning, questa preoccupazione sempre a livello europeo, che ha consentito a un paese che evidentemente ha un altro tipo di problema,
lì c'è un problema di alcolismo, non c'è un problema legato al consumo consapevole, che è ciò che facciamo normalmente in Italia e in modo particolare in Toscana. Ebbene, noi come Regione Toscana vediamo con molta attenzione e con molto interesse a questa riforma. Comunque abbiamo parlato e abbiamo contatti quotidiani con i relatori, con l'onorevole De Castro, che vedevo rappresentato nel servizio, presente nel servizio. Sicuramente abbiamo a cuore le sorti delle denominazioni che sono beni di uso pubblico. Normalmente sfugge al consumatore il fatto che nel panorama anglosassone la denominazione è qualcosa che attiene a un marchio registrato. Se uno ha un'idea di un prodotto, corre all'ufficio marchi e registra. In Europa ci siamo dati una regolamentazione completamente diversa. Denominazioni che appartengono e provengono dal passato. Mi piace una frase che qualcuno ha detto di recente, cioè che la tradizione è un'innovazione ben riuscita. Ebbene, queste tradizioni, che erano delle innovazioni molto ben riuscite, ci consegnano un patrimonio pubblico che mette insieme tre cose: territori, persone e prodotti. La Toscana del vino, i vini della Toscana rappresentano esattamente questo. Questo è molto interessante, anche proprio per quello che veniva detto, cioè dell'aspetto culturale poi che sta dietro a questo tipo di bollini, di denominazioni, eccetera, eccetera, perché è un qualcosa che si porta dietro una tradizione, è un po' un marchio di fabbrica non soltanto sulla qualità del prodotto, ma anche su tutto ciò che ci sta dietro. E questo poi, tra l'altro, se vogliamo, Salvini, è anche quello di cui lei accennava prima, cioè il know-how che noi abbiamo, per dirla semplicemente, il patrimonio, il valore che noi abbiamo e che possiamo mettere in campo come Toscana, anche quando parliamo in realtà di turismo, di attrattività turistica, perché non c'è ormai cittadino del mondo che voglia venire in Toscana, che non voglia venire in Toscana per provare anche i nostri prodotti e il vino in particolare. Che numeri abbiamo da questo punto di vista? Sì, guardi, lei ha toccato un tema centralissimo. Noi abbiamo organizzato questo By Wine a seguire una settimana intera, prevalentemente sviluppatasi su Firenze, in cui i consorzi toscani, dal Chianti al Chianti Classico, alle denominazioni emergenti, hanno presentato le anteprime della vendemmia 2023-22. Quindi veramente Firenze per una settimana è stata la capitale italiana del vino, e questo ha un effetto straordinario, noi riteniamo, anche sulla curiosità e sull'attenzione turistica. Il turista segue sempre di più mete, situazioni dove può vivere un'emozione immersiva in un territorio. Sempre più turisti, come dicevamo prima, si muovono attratti dalle grandi eccellenze enogastronomiche. I dati ce lo confermano. Noi abbiamo delle stime per il 2022, dove nonostante tre mesi ovviamente ancora in piena emergenza, gennaio, febbraio e marzo 2022, l'anno intero si conclude con una progressione importantissima rispetto al 21. Sicuramente nel 2022, i dati sono in elaborazione, ma le nostre stime ci portano a circa 42 milioni di presenze in Toscana. Ci avviciniamo ai 47 milioni di presenze del pre-pandemia, nonostante tre mesi, ripeto, praticamente azzerati sotto il profilo turistico. Quindi il turismo si muove molto dietro a queste grandi eccellenze, per non parlare poi della formula degli agriturismi, che in Toscana sono un'eccellenza, 5.000 strutture agrituristiche di altissima qualità, che hanno goduto anche in epoca pandemica di buone performance. Quindi ci abbiamo veramente, credo, degli ingredienti, dall'eccellenza gastronomica all'offerta agrituristica, ha una incisività turistica che è veramente, veramente eccellente. Dico l'ultimo dato, sì, prego, prego, che è uscito su media la scorsa settimana: Firenze è la seconda meta in Italia, dopo Roma, più gradita ai turisti internazionali, anche avanti a Venezia.
Insomma, questo qualcosa vorrà dire. Allora, voglio chiudere, ma in un minuto davvero, perché non abbiamo più tempo, con Luca Piscitelli per chiedergli una cosa, perché noi siamo partiti parlando del Bywine, poi siamo andati giustamente, come comprensibile e normale, a parlare anche di altre cose strettamente connesse però alla nostra capacità. Voglio però tornare sul tema, diciamo, delle fiere, diciamo così, degli eventi legati a questo, per capire intanto se ci sono e quali sono le prossime in programma, e però anche l'importanza, perché è un qualcosa che rischiavamo, abbiamo avuto paura di perdere durante il Covid, torno sempre lì, però che oggi abbiamo recuperato appieno. Certo. Due parole però rapidamente. Velocemente, i prossimi appuntamenti sono comunque appuntamenti che si basano su incontri B2B, incontri diretti. Ne abbiamo in previsione, per citare un mercato difficile come quello del Brasile, a ottobre, con degli incontri B2B a San Paolo, a fianco alla Fiera Provine, San Paolo che è un evento importante per il mercato del Sud America. Abbiamo a fine aprile un evento a Parigi, sempre evento B2B, dedicato agli incontri con operatori dell'Île-de-France, dunque della zona di Parigi. Altri eventi li abbiamo a Singapore con operatori da 10 paesi dell'Asia, e il più importante, a fine marzo ci sarà una delegazione del monopolio della provincia del Quebec in Canada che verrà qui a Firenze in Toscana per incontrare nuove aziende e conoscere meglio il territorio. Insomma, diciamo che un po' di opportunità ci sono in questo senso. Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, mi sembra sia stata una bella chiacchierata, torneremo sicuramente a farla perché ci piace sempre parlare del vino, ci piace il vino ma ci piace anche parlare di vino. Ringrazio i nostri ospiti, la Camera di Commercio ovviamente con Giuseppe Salvino, Giuseppe Salvini, Gennaro Giliberti dalla Regione Toscana, grazie ovviamente, alla prossima, grazie mille a Luca Piscitelli di Promo Firenze per essere stato con noi, a tutti per averci seguito da casa, terminiamo qui, ci vediamo alla prossima puntata, buona serata a tutti.